Partiva dalla panchina, ora parte in quintetto insieme a Blizzard, il legionario di Lardo Fajardo e poi Leroy Hardo, un altro giocatore che Lino Lardo conosce molto bene. Questi i primi cinque della Virtus. Alessandro. Per quanto riguarda gli assenti, Casangelico, solo Plisnic che comunque segue la partita, seppur in borghese dalla panchina. Una piccola variazione nel quintetto rispetto alla gara di Caserta: Fred Jones partirà subito nei primi cinque, con lui ovviamente Joe Smith, Radori in posizione da due, comunque alternandosi anche in posizione da tre con Fred Jones, e poi il reparto lungo è completato con Luca Garri e Pervis Pasco che, nonostante la distorsione proprio della gara di Caserta, parte nei primi cinque. Flavio. C'è grande curiosità, dicevamo, con Franco Casalini per il risultato o per come queste squadre si metteranno a punto. Abbiamo utilizzato questo tipo di espressione. C'è invece un po' meno suspenso su quale sarà l'opzione tattica più utilizzata in questa partita e nelle altre partite del nostro campionato. Ne ha parlato molto bene Riccardo Pittis in precedenza. Questi sono i dati della prima giornata, non prendeteli per ufficiali, però credo che siano abbastanza accurati. Il 30%, il 29% dei possessi della prima giornata si sono chiusi direttamente con un pick and roll, ovvero sia coinvolgendo i due giocatori del pick and roll, e un altro 20% abbondante con un tiro piedi per terra, spot up è il termine. Sotto vedete le squadre che più, Cimberio, Teramo, Scavolini, Spare, meno Ferrara, Napoli, Treviso, hanno utilizzato il pick and roll come mezzo per chiudere un'azione, ma conta quasi di più quel 23%, e molte altre situazioni nascono da un pick and roll. Franco, le istruzioni per l'uso e i pregi e i difetti di questa situazione, che è, direi, straconclamata. Beh, conclamata da diversi anni. Fra l'altro c'è anche da dire che a inizio stagione, con le squadre ancora un po', diciamo così, in fieri, è più facile giocare in due che giocare in cinque, quindi il pick and roll è la cosa più istintiva, più facile, la usi di più. È augurabile, perlomeno per quanto mi riguarda, che la percentuale, che già non è altissima, il 30%, si abbassi ancora di più, perché a me piace vedere un basket vario piuttosto che vedere un basket in cui due giocano e tre stanno a guardare. Però è indubbio che quelle cifre che ci hai fatto vedere sono un segnale, un sintomo di un tipo di gioco che è diventato gran parte degli attacchi negli, diciamo pure di questo terzo millennio, se no non vogliamo andare anche più indietro. Te la butto lì: è possibile che Siena sia così dominante per ora proprio perché quel gioco parte in due ma coinvolge gli altri tre? Anzi, è quasi più vantaggioso per gli altri tre che per i primi due? Ah, senza ombra di dubbio. Non c'è dubbio che più allarghi la fascia di giocatori coinvolti e più la difesa ha difficoltà a coprire tutti i buchi. Oltretutto Siena ha questo vantaggio di essere una squadra più coesa delle altre, perché è da più tempo insieme, quindi parte da un plafond molto più alto che quasi tutte le altre. Un'ultima cosa: abbiamo sentito da Alessandro Mamoli, 4 partite da capoallenatore per Vecchi contro Lardo, 4 sconfitte e un paio anche piuttosto nette. Può esserci un complesso di un allenatore rispetto a un altro allenatore? Tu hai mai avuto un'esperienza del genere? No, io le ho persi con tutte le partite, quindi ero abituato. No, a parte gli scherzi, non credo, perché onestamente, perlomeno per quanto mi riguarda, quando sei in panchina non pensi che c'è di là, pensi a quelli che sono in campo, sono quelli che ti preoccupano più che quello che c'è di là, e quindi francamente poi sono ragazzi di tale esperienza e bravura che non credo che abbiano questi complessi. E onestamente, mentre qui ci associamo alla campagna che viene presentata in questo weekend del campionato italiano di pallacanestro, e onestamente poi credo che gli allenatori siano i primi a ricordare che in campo vanno i giocatori. È un ruolo ovviamente molto importante, ovviamente molto affascinante, ovviamente molto delicato, però poi le partite le vincono e perdono forse più i giocatori che gli allenatori. Anche senza forse, perché poi a questo livello qui le differenze fra un allenatore e l'altro non sono così alte. Sono tutti bravi, poi magari uno un pochino più bravo, un pochino meno bravo, ma la differenza la fanno quello che riescono a trasmettere ai giocatori, che sono gli interpreti veri. Un doppio boomerang, tutto pronto per la palla 2. Barney assieme a Sahin e Chiari per arbitrare questa partita. Salto a 2 che viene toccato da Fajardo, che avrebbe un po' meno di elevazione rispetto a Pervis Pasco, ma riesce a prendergli il tempo. Il palleggio per Scoony Penn, la prima ricezione per Leroy Hurd, uno dei grandi pretoriani di Lino Lardo. Dentro la palla per Moss, che può andare in post basso, ci trova Jones, che ha chili più che centimetri, e Moss utilizza
utilizza molto bene i suoi centimetri per i primi due punti. Dall'altra parte potremo vedere Joe Smith in pivot basso contro Scoonie Penn, o meglio in pivot medio contro Scoonie Penn. Palla schiacciata per terra per Aradori, uno contro uno su Blizzard che contiene bene il giocatore bresciano. Poi ribaltamento per Jones, possibile pick and roll con Purvis Pasco che taglia verso il canestro, lo ruota Blizzard, bella palla dall'altra parte per Aradori, tutto molto bello ma anche troppo lungo, infrazione di 24 secondi. Beh, è stata brava la Virtus a non chiudere troppo su Pasco, allora il passaggio pure intelligente e anche bello del centro biellese non ha trovato un Aradori libero e questo lo ha costretto il povero Aradori a tirare a tempo scaduto. Attacca forte Hurt contro Gary, poi trova il rimbalzo d'attacco, salta vuoto Jones, mette palla per terra Moss, arriva il fischio da parte di Sahin. Direi che quel no excuses, niente scuse, sembra incarnato dall'atteggiamento della Virtus in questo inizio. Senza ombra di dubbio. Forse c'è anche una piccola componente personale di Moss, che vuol far vedere che l'NBA ce l'ha nelle gambe e nel cervello, visto che sta giocando contro un eccellente giocatore NBA. Adesso vediamo che però Tecchi subito corse ai pari con la zona. Nell'angolo perso Blizzard, è un tiratore puro, la tripla per il numero 7 della Virtus che porta la scritta Forza Bologna sulle maglie. Il palleggio per Joe Smith, partenza lanciata 5-0 e l'inizio a Biella è sempre molto delicato perché dall'inizio può dipendere il coinvolgimento del pubblico che qui è chiaramente un fattore. Blizzard un pasticcio, Hurt trova la palla, Moss contro Pasco, grande stoppata pulitissima di Purvis Pasco, attacca con decisione Aradori, trova Jones che fa girare per Smith, bella palla dentro per Gary, stoppatona anche di Fajardo, insospettabile in stoppata anche in Supercoppa ma in generale dall'inizio di questa stagione. Sbaglia Moss, era un buon tiro, Pasco bel rimbalzo e poi fallo abbastanza inutile da parte di Leroy Hurd. Devo dire due rivedibili conduzioni di contropiede sia da una parte che dall'altra, abbiamo rivisto la stoppata e qui rivediamo l'altra stoppata. Tuttavia due conduzioni rivedibili che hanno portato a un discreto tiro da sotto, però la prodezza individuale da una parte e dall'altra, l'ultima di Fajardo, ha tolto una cosa che eticamente in effetti non meritava il canestro, sia per Biella sia per la Virtus. Aradori con la ricezione si allarga e mette palla per terra con molta decisione Joe Smith. Questa è l'idea di partita per Biella, essere aggressivi cercando di esporre le relative propensioni alla difesa uno contro uno e allo scivolamento laterale di Blizzard e Penn, soprattutto in una giornata in cui saranno chiamati a fare gli straordinari, quindi dovranno gestire energie e falli. Situazione di triangolo a Los Angeles dall'altra parte dell'oceano, si chiama Backdoor Step, questa situazione in cui la palla va sul lato debole, la esegue molto molto bene la Virtus e trova due punti. L'attacco a metà campo di Lino Lardo sta producendo molto in questo inizio, eccolo il post basso da parte di Joe Smith, naturalmente lì Penn è in difficoltà. È sicuro, anche perché è fatta flash, quindi flash non riesci neanche ad andare davanti, non riesci a aiutare, non riesci a fare nulla e devi fidarti dell'errore dell'avversario. Invece devo dire Gary ha fatto un eccellente passaggio, quella giocata che hai descritto prima sul lato debole è praticamente indifendibile di rotazione e squadra, devi essere uno contro uno perché il difensore del lungo non può neanche uscire se non al momento in cui molla la palla, ma è una frazione di secondo, se lo fa troppo presto quello in palleggio va a schiacciare. Tiri liberi per Joe Troy Smith, ne ha tirati due in 31 minuti a Caserta e questo è stato un grosso problema, i pochi tiri liberi tentati per l'Angelico sul campo di Caserta. 16 punti all'esordio per Joe Smith, autore consoragna del tentativo di rimonta finale, dentro la palla per Fajardo, torna fuori per Scoonie Penn, gli spazi non sono ideali, ne esce bene Penn, poi Moss nel cuore della difesa avversaria, il fischio di Barney, il fallo difensivo. In questo inizio Virtus molto aggressiva, direi più aggressiva di Biella. Sì, devo dire, Moss poi è stato scaltro perché ha detto qui siamo in mezzo al bailam, aspetta che vado a cercare un ginocchio sporgente, a meno mi prende un fallo e una rimessa, riazzeriamo i 24 secondi perché l'attacco era quasi abortito e da quella posizione ha trovato il ginocchio malmesso di Gary, per un Biella che si mette a zona nelle rimesse evidentemente.
Palla nell'angolo per Blizzard, torna fuori da Scoony Penn, attacca sul blocco di Leroy Hurd, scarico per Moss, altro tiro in equilibrio e Moss con spazio e con i suoi tempi e i suoi modi è un tiratore molto più pericoloso di quello che si potrebbe pensare. Eccellente l'inizio dell'ex giocatore teramano che si accoppia ancora con Fred Jones, vediamo se attacca o meno Fred Jones, no, non lo chiamerei attaccare quella situazione di pick and roll. Aradori con lo step back, il passo indietro, il tiro sbagliato, se ne vanno troppo presto tutti e la palla torna proprio da Aradori, il tiro da tre sul rimpallo, potremmo chiamarlo così, di Joe Smith. Ma lì c'era proprio uno davanti ad Aradori che se ne è assolutamente, sai, poi 9 volte su 10 la palla non cade lì e quindi non si può neanche dire, però è sbagliato a prescindere, prima guarda dove va la palla e poi casomai scappi, quindi la punizione, ancorché forse pesante, è giusta dal punto di vista etico. Ancora zona, stavolta non solo la rimessa e il contropiede che ne nasce, Jones attacca, vola al ferro, mano sinistra per l'ex Duck dell'Università di Oregon, primi 2 punti a Biella di un possibilissimo nuovo idolo di Biella, ci vuole tempo, ma se quel tempo dovesse essere utilizzato bene, attenzione perché Fred Jones può essere un assoluto fuoriclasse per questo livello. Fajardo per Blizzard, bella lettura di Blizzard e di Leroy Hurd ed è fallo antisportivo. Sportivo, la decisione di Barney sul fallo di Joe Smith, non la prima volta che valuteremo e discuteremo di questo fatto. Joe Smith viene da un paese in cui questo sicuramente è considerato un fallo all'interno dello spirito del gioco, qui l'idea è sopra l'avambraccio, tendenzialmente ogni contatto viene considerato antisportivo. Io credo che ci vorrebbe più chiarezza verso tutti, in primis i giocatori, in modo poi da non avere delle sorprese della gente che dice ma non me l'avevi detto. Sì, poi sai, è talmente sottile la differenza fra un fallo di gioco e un fallo antisportivo come è stato chiamato adesso, che magari fra 2 minuti un fallo molto simile non viene sanzionato. È stato meritorio avere, diciamo così, oggettivizzato il fallo antisportivo, come abbiamo visto ieri a Treviso sul fallo da ultimo uomo. Bisogna cercare qualcosa di simile anche per queste situazioni, perché onestamente diventa ogni volta una discussione che lascia il tempo che trova spesso. 5:29 per chiudere il primo quarto, Scoony Penn in palleggio contro Joe Smith, schiaccia per terra per Hurd, blocco per Moschi, ha bloccato, Fajardo si apre, mette palla per terra, attacca Pasco, si protegge col ferro, però Pasco lì sotto dà veramente grossi problemi a chi voglia finire un movimento senza adeguato uso delle finte. In campo Sven Schulze, vecchia conoscenza di Lino Lardo, attacca Smith con decisione, ottima rotazione da parte di Moss, Smith riapre per Schulze che è un clamoroso tiratore da tre e lo dimostra con un canestro che sarebbe difficile per Blizzard, figuriamoci per uno di 2,05 metri, mani di morbidezza incredibile per il tedesco. Penn dritto per dritto fa una cosa intelligente, attacca Smith, punti 2. Molto ben giocata sia da Penn e sia da Schulze, 2 tiri proprio di tocco magico, perché avevano tutte e due le mani protese dell'avversario e la parabola è stata sopraffina, vediamo se è un fenomeno o no, semifenomeno. Sbaglia questo tiro, ma certo, difficilmente nel piano di partenza di una squadra c'è lasciare quel tiro a Sven Schulze. Ancora attacca con decisione Scoony Penn, pesca stavolta non 2 punti direttamente, ma il fallo da 2 tiri liberi. Eccellente inizio da parte di Scoony Penn, che ha conosciuto l'Europa che conta, un po' come Vucevic. Andiamo a vedere questa situazione precedente, il tiro di Aradori, Fajardo va via, dice se il rimbalzo non casca lì io segno 2 punti in contropiede, chiaramente poi con il senno di poi è un errore che costa 3 punti, però spesso, anzi quasi sempre, si scommette anche se non al botteghino su un campo di pallacanestro. Sì, è vero, difatti devo dire non sempre succede che la palla cade proprio lì, però ci sono 2 cose, una pro e una contro. Quella contro è che Fajardo sei l'altro lungo e quindi se scappi a rimbalzo francamente togli uno dei 2 specialisti della squadra. 2, che bene o male ti devi fidare di un Leroy Hurd perché prende il rimbalzo e onestamente con un passo da quelle parti mi sembra comunque imprudente.
Fajardo il rimbalzo lo va a prendere di volontà, di intelligenza, di esperienza, portando a casa anche i due tiri liberi, il primo dei quali è già realizzato dal fedelissimo di Lino Lardo, che lo ha avuto a Verona nella stagione che lo ha lanciato nel grande basket di Serie A, poi lo ha avuto anche in altre situazioni, non ultima quella Milano 2004-2005 che fece la finale, in cui poi ci fu l'infortunio di Fajardo e l'arrivo di Sven Schulz, il suo avversario in questo momento in possesso di palla durante la stagione. Bella palla dentro per Pasco, che attacca con decisione, e Pasco è un giocatore lui pure con tecnica non sempre sospettabile, finisce molto bene al ferro, salgono le percentuali da una parte e dall'altra, 50 e 55%, si comincia a segnare parecchio. Uscita di Blizzard, perso, cambio in emergenza di Schulz e Pasco prova l'ostacolo di corpo falloso per Sahin nei confronti di Leroy Hurd, mentre Schulz ha qualcosa da eccepire. E qui lo vediamo, gran giro frontale di Hurd, fallo naturalmente abbastanza netto, non solo di corpo ma anche di braccio sinistro, ma una buonissima tecnica di Hurd, non che la cosa ci stupisca perché l'abbiamo apprezzato in tante tante stagioni. Molto positivo l'esordio in stagione per Leroy Hurd, 15 e 7 rimbalzi in 26 minuti, ancora più importante più 19 di plus minus o plus minus per quelli che apprezzano il latino, lo stesso più 19 registrato in quella partita da Scooney Penn, e quella è una partita, quella contro Montegranaro, che è stata molto più in equilibrio di quello che farebbe pensare un più 19 di due dei giocatori principali. Montegranaro ha avuto una palla molto molto importante nel finale per arrivare davvero a giocarsi tutte le chance. Il palleggio da parte di Joe Smith, passa lì in metà campo con un passaggio per Schulz, in campo Vucevic che fresco vuole un po' pressare Joe Smith. Aradori pronto a ribaltare, anticipo forte di Hurd che nega il ribaltamento, allora Aradori deve metterla per terra, arresto complesso Schulz per Smith. Attenzione al potenziale del tiro da tre dei padroni di casa, hanno iniziato molto molto bene, 3 su 5, e questo è un canestro che dà ulteriore ritmo a un Angelico che gioca sempre questa zona. Palla nel mezzo angolo per Fajardo, da lì semi infallibile. Beh, è anche girata bene la palla, quindi sicuramente una piccola responsabilità di quello lì dietro nella zona c'è, però francamente quando la palla si muove così la zona deve sperare più che altro che sbagli l'attacco, non è che ha delle grosse armi a sua disposizione. Uno contro uno di forza e tecnica di Pietro Aradori, due punti per il bresciano, molto al di sotto delle sue possibilità nella gara di esordio. Palleggio per Blizzard, postalto per Fajardo che libera Vucevic, grande finta, salta Joe Smith, non difende lui, non difende Aradori, e quando fai arrivare all'interno dell'area un giocatore come Vucevic, puoi provare a metterci una pezza, può significare coprirsi di un fallo. Ah, c'è stato un fallo di Schulz che onestamente non ho visto, ma non l'ho visto io, non c'è nessun accenno di polemica in questo. Mi sembrava che l'entrata col passaggio, l'entrata col tiro no, ma l'entrata col passaggio di Vucevic fosse un po' problematica, visto che c'era molto collasso in mezzo all'area di maglie bianche, però così è andata e Vucevic, sappiamo bene, si sa prendere, ecco qua l'abbiamo rivisto, si è preso due tiri liberi preziosi. Cambi per Luca Becchi, sono cambi di notevolissima qualità sul terreno di gioco, mentre Vucevic sbaglia un libero, e questa è un'evenienza davvero particolare, ne aveva sbagliato uno anche nella gara di esordio, 4 su 5. Dicevo, in campo per Biella, Kiron Acciara e Matteo Soragna, che fa adesso definitivamente il suo ritorno sul parquet biellese, non quello però del Palapaietta, bensì questo nuovo dello splendido Biella Forum. Ecco il suo passaggio proprio dentro per lo scozzese Aradori in difficoltà, tuffo da parte di Penn che controlla splendidamente per David Moss, non c'è correttamente infrazione di passi. Penn molto molto bene direi in questo inizio, anche dopo i primi 4-5 minuti, quindi anche quando la fatica comincia a fare capolino. Controllo del ritmo per la Virtus adesso, Aradori contro Penn che sente di poterlo battere uno contro uno, va in mezzo alle gambe, attacca, riapre per Fajardo, scadere dei 24 secondi, Fajardo con pazienza per Hurd, costruito splendidamente. Beh, costruito da Penn, devo dire, da par suo, da grande point guard qual è, e quale naturalmente ritornerà ad essere quando troverà la forma. È curioso come
siano protagonisti, curioso. I due giocatori che bene o male hanno il contratto a tempo, cioè Schulz che ha 2 mesi se non sbaglio, e Ben poco più per via degli infortuni di Kudus e Collins. So che non è una coincidenza, che sono giocatori onesti, non è che giocano meglio perché vogliono essere confermati, sono semplicemente più bravi in questo primo quarto. Hurt rimette la palla nelle mani di Scoonie Penn, che pesca il buco della zona, dentro e fuori il tiro per The Duke, questo è il soprannome di Hurt. Attacca Joe Smith, resiste molto bene Penn, ritorna sulle proprie posizioni, ancora Schulz lasciato solo da parte della difesa virtusina, finora ha segnato il tiro impossibile e ne ha sbagliati 2, onestamente abbastanza facili per le sue possibilità. Benissimo in questo inizio Leroy Hurd, benissimo, e qui benissimo Fajardo con grande freddezza. Sì, sai cos'è anche bravo Fajardo? Lì magari spesso si fa sfondamento dopo il passaggio, invece si è molto controllato, non ha fatto il salto in avanti prima di passare. Questo porta a togliere tanti problemi all'attacco, e abbiamo riapprezzato nel replay il controllo del corpo di Fajardo. C'è un fischio arbitrale e Chiari va al tavolo per stabilire qualcosa. Dentro Sani Kidze e fuori David Moss per quello che riguarda intanto la Virtus. Riciclato il cronometro dei 24 secondi. Mi viene da pensare che ci sia stato un fischio, probabilmente un po' come nella situazione di Avellino domenica scorsa. Palleggio per Soragna, Aradori pronto a ricevere un consegnato che Soragna invece vuole trasformare in una situazione di pick and roll, giocare con Acciara, sponda su Aradori, fischio questa volta per un fallo lontano dalla palla. Bisogna stare molto attenti a fare questi falli, diciamo così, di eccessiva foga, perché possono costare caro. Adesso non è ancora momento di tiri liberi, manca 44 secondi, però sono falli che sono evitabili se muovi di più le gambe. Il fallo è di Victor Sanichidze, attacca con molta decisione e con molta tecnica anche questa volta Aradori, stavolta la lettura è veramente quella giusta, e il fallo è di Leroy Hurd. Vedete che l'angolo di Hurd è sbagliato, c'è spazio per passare lì, Aradori lo fa molto bene. Sì, molto bene, anche se non è facile, perché guardate che palleggi ravvicinati. Devo dire che questo ragazzo sta di partita in partita mette dentro qualcosa, mi sembra il miglior complimento che ci si possa fare. Fajardo per Vukcevic, eccolo il suo palleggio, pressione da parte di Aradori, a occhio un possesso per la Virtus e un possesso per Biella in questo finale di primo quarto. Palleggio per Scoonie Penn, trovato Blizzard, anticipo di Soragna su Fajardo che vuole prendere quella palla, 2 secondi per andare al tiro, Fajardo molto forzato ma anche segnato, 5-4, Onaimbo prende il blocco di Schulz e prende anche velocità, il tiro forzato proprio sulla sirena è sbagliato, come spesso accade, si segna molto nel primo quarto, addirittura 26 punti col 57% per la Virtus, ci sono 7 punti di Hurd da una parte, 10 di Smith dall'altra. C'è un pochino meno aggressivo. Questo naturalmente facilita le percentuali, aumentare le percentuali di tiro dell'attacco. Si torna a giocare, una in boy in cabina di regia per l'Angelico, istruzioni per l'uso per il secondo quarto, Pietro Colnago. Avete visto la posizione di Dusan Vukcevic su Matteo Soragna? La prima difesa è una difesa mista, 4 zone e 1 uomo, per poi schierarsi ancora zona. Soprattutto l'attenzione è rivolta alla difesa da parte di Lino Lardo, più alta la difesa zona, più aggressiva. Si parlava ovviamente di mentalità da parte di Franco Casalini, deve essere questa la mentalità sul lato debole, molto più mobili. Fred Jones conficca la palla tra tabellone e ferro, ma arriva il fischio arbitrale per un'infrazione di 24 secondi e quindi non c'è la situazione di palla 2, perché prima del momento in cui Jones ha lasciato la palla c'è stato il tiro ma non c'è stato la possibilità. Questo è una piega del regolamento che permette agli arbitri di assegnare il pallone a Scoonie Penn e alla Virtus. Pressione forte da parte di Schulz che nega la ricezione di Sanichidze, attacca con decisione la linea di fondo la Virtus.
una scommessa. Secondo me 47 punti le squadre non li rimettono assieme in questo secondo quarto. Qui andiamo a rivedere il tiro da parte di Jones. Il 24 secondi non scadono con la palla ancora in aria, c'è ancora uno nel momento in cui il pallone si conficca tra tabellone e ferro. Alla fine la palla viene assegnata alla Virtus, il rimbalzo è per Matteo Soragna e l'apertura è per Onaembo. Eccolo il palleggio per Onaembo che chiama il gioco giro, situazione di motion con varie uscite, vari blocchi soprattutto in allontanamento. Acciara per Soragna, eccolo il post basso di Onaembo, scusate, di Fred Jones contro Blizzard, ne esce il tiro da tre per Schulz, costruito molto molto bene, sempre più esterni in post basso in questa partita e in generale in questa stagione. Basti pensare per esempio alle caratteristiche di Hawkins e Sato in quel di Siena. Lontano dalla palla, fallo di Kiron Acciara. Beh, con il basket moderno, con tutti questi cambi difensivi, tutti devono imparare a fare tutto e facilmente gli esterni devono andare più vicino a canestro di quanto non fosse una volta, perché facilmente hai dei vantaggi. 2 su 4 per Schulz, i due dentro quelli marcato, i due fuori quelli smarcato, è davvero una curiosità. Blizzard dalla punta, possibile ricezione per Fajardo che in questo momento è nella zona di Onaembo ed effettivamente va a ricevere Fajardo, chiude la linea di fondo a Ciara, stavolta il tiro è molto forzato e sbagliato e poi il fallo di Sanichidze ancora una volta segnala che non è facile per il georgiano riuscire a rispettare la linea di confine tra aggressività e fallo inutile. Sì, anche perché era da riconoscere la minima possibilità per lui, per Sanichidze di prendere quella palla, quindi questo è un fallo proprio regalato, il famoso fallus, uno dei fallus inutilis di cui parlo spesso, che poi possono costare caro a fine quarto per i tiri liberi altrui. 8-21 per chiudere il primo tempo, 2 di vantaggio per la Virtus, Riccardo Pittis e la sua penna magica. Vediamo l'ultima azione giocata in attacco da Biella, secondo me molto bene, l'aveva sottolineato anche Flavio. Vediamo come si svolge, c'è appunto il taglio di Fred Jones che va a posizionarsi poi in post basso, la palla gira molto bene, Soragna la fa arrivare nelle mani di Fred Jones e qua c'è il taglio di Acciara. Fred Jones senza forzare aspetta che si schierino i compagni, vede molto bene posizionato Schulz, la difesa appunto nella fattispecie Sanichidze era andata ad aiutare Blizzard in post basso, la palla invece esce molto bene, un comodo 3 punti per Schulz. 2 su 4 da 3 per Sven Schulz e vorrei coinvolgere Franco Casalini. Mi sembra chiaro che la scelta è quella di concedere quel tiro a Schulz. 4 ne ha presi da 3 in 6 minuti, 1 forzato, 3 piedi per terra con spazio. È una scelta come sempre che va criticata nel senso più pieno del termine, non criticata per dire l'hai lasciato solo, ha segnato, questo lo sa anche Lardo, anzi Lardo meglio di tutti gli altri, però le scelte fanno parte di un contesto molto più ampio. Beh, sai, bisogna fare tutta una sommatoria di pro e contro, certamente concedere magari quel taglio a Ciara sotto canestro vuol dire un tiro all'80%, è vero è che il 40% diciamo così in carriera di Schulz è pericoloso, però è anche vero che siamo inizio stagione, quindi si può pensare beh forse non sarà a questo livello, in realtà fino adesso è al 50%, quindi forse ci sarà anche qualche cambio in corso d'opera, però la difesa deve fare delle scelte e se ha fortuna sono scelte che vanno a buon fine. Fischio da parte di Chiari, ancora una volta il punito è Victor Sanichidze, questa non è una bella notizia per Lino Lardo che ha le sue rotazioni accorciate rispetto al solito. Cambio per la Virtus, fuori Fajardo e dentro Michele Maggioli. In precedenza il problema con il tavolo era solo di natura procedurale, fortunatamente non relativo a fischi provenienti dalle tribune. Un appello, ma è ovvio, non portate i fischietti alla partita, rovinate lo spettacolo per i giocatori, gli arbitri, gli allenatori, il pubblico che è qui e il pubblico che è a casa. Anche questo fischio arriva direttamente dal fiato degli arbitri, è di Barni e la Virtus sale nel conto dei falli di squadra. Sono tutti falli che poi
pesano, perché mancano 8 minuti e dal prossimo è speso il bonus, ovvero sia si regalano tiri liberi o perlomeno si deve diminuire l'intensità difensiva. Queste sono cose che costano, i giocatori devono stare molto attenti a questi falli early nel periodo. Zona, Schulze ribalta molto bene per il tiro di Soragna, il canestro però non viene convalidato, infrazione di 3 secondi, la palla molto ben fatta viaggiare dall'attacco dell'Angelico, abbiamo visto in almeno un paio di occasioni Schulze vedere benissimo i due lati del campo, un giocatore così abituato a vivere sul perimetro ha una comprensione molto chiara di quando devi tirare e quando devi far viaggiare il pallone. Blizzard per l'uscita di Penn, bella ricezione di Maggioli che poi sorprende Sanichiz, palla vagante, tocco di Fred Jones per Sahin. Jones dice ma secondo me per ultimo l'ha toccata lui, Sahin molto molto tranquillo, Jones molto molto tranquillo, rivediamo. Sembrava un ultimo tocco blizzardiano, però stiamo parlando di un replay rivisto comodamente, quindi niente da dire se no fa parte del gioco. Succede, capita, mentre sbaglia Penn c'è un bel rimbalzo d'attacco di Sanichiz che potrebbe essere per minuto giocato il miglior rimbalzista d'attacco di questa stagione in Serie A, un altro dei pronostici sbagliati. Poi vi dico una cosa su quell'episodio, Jones palla toccata e rimessa segnata, altro rimbalzo d'attacco per Maggioli, palla nell'angolo per Penn, naturalmente la difesa dell'Angelico adesso deve rimanere sulle gambe forse anche per 40 secondi di fila, il che è tutt'altro che semplice. Dentro per Maggioli, fuori per Penn, fa circolare molto bene la Virtus, però attacca relativamente, post basso di Maggioli, ancora l'intimidazione da parte di Kiro Nacciara e il pallone alla fine controllato finalmente dalla zona, che qualche problema a rimbalzo naturalmente ha. Soragna per Schulze, blocco cieco di Acciara, pronto a ribaltare per Onaembo, tiro un po' fuori dai giochi, un po' fuori dalla logica, anche perché non entra, fosse entrato sarebbe stato il coraggio del un tempo promesso sposo milanese, poi giocatore che aveva attirato anche le attenzioni di Treviso e che alla fine si è visto per ora nel campionato italiano solo a Biella. Maggioli pronto a trovare l'uscita di Blizzard, ben seguita dalla difesa biellese, attacca Sanichiz, riapre per Scuni Penn e poi Schulze con un eccesso di aggressività commette un fallo, anche questo largamente evitabile. Beh, si comincia a vedere da entrambe le squadre qualche attacco un pochino più farraginoso, come ovvio che sia per la stagione, ovvero sia così vicino all'inizio, e per l'aumento diciamo così di intensità difensiva. Gli ultimi due attacchi, onestamente, il tiro di Onaembo e questo qui, diciamo che sono migliorabili sul piano delle scelte. 26-21 il primo quarto, 3-0 per ora il secondo quarto e siamo quasi al quarto minuto. Vucevic sbaglia, bel rimbalzo da parte di Fred Jones, attenzione al talento da passatore di Jones, palla morbidissima per Soragna, dentro per Luca Garri, in linea di fondo riapre molto bene per Onaembo, Jones fa viaggiare per Soragna, piedi per terra il suo tiro ma lo sbaglia, rimbalzo per Sanichiz e contro transizione per la Virtus, trovato Vucevic, presa di posizione decisa di Maggioli, Acciara cerca di tenerlo lontano, Maggioli con la finta e il suo tiro morbido, due bellissimi punti di Michele Maggioli. Ma devo dire tre o quattro bellissime giocate di Maggioli, perché anche quelle due sponde dentro fuori rapide che ha fatto prima, sia pure col malinteso con Sanichiz, e l'altra giocata uno contro uno sia pure col tiro corto, attestano di un giocatore di grande tecnica. Del resto questo ragazzo aveva cifre da americano in A2, quindi diciamo pure che è un giocatore che è stato riacquistato dalla Serie A, perché era in prestito nella, chiamiamola fra virgolette, seconda lega, no fra virgolette, seconda lega, ma questo è un giocatore di grande valore. Dopo il canestro di Maggioli, il mismatch difensivo difficile per la Virtus con Vucevic contro Acciara, un duello che si è visto anche nel derby della passata stagione, quello in cui Vucevic contro la Fortitudo segnò allo scadere nel girone di ritorno per la vittoria della Virtus, Garri per Onaembo, altro blocco da parte di Garri, ricezione per Fred Jones, palla nell'angolo per Soragna, zona di qui e zona di là, un'altra possibile tendenza di questa stagione in Serie A. Onaembo chiude gli spazi, riapre per Soragna, altro tiro piedi per terra sullo scadere dei 24 secondi, tripla di Matteo Soragna, davvero da capitano,
già dall'altra parte Moss. Maggioli per Blizzard, che deve vedersela proprio con il numero 7 avversario. Trovato Scooney Penn, prende il blocco di Sanichizze, scende Sanichizze e sale Maggioli, non come nella lavagna prepartita di Riccardo Pittis. Dentro la palla per un bel taglio di Sanichizze, che riceve l'assist di Moss e segna col fallo. Oppure tirando di sinistro anziché di rovesciato destro, lo possiamo rivedere. Era un angolo difficile, però è stato abile nel prendere e proteggere, quindi il suo braccio destro proteggeva dal fallo, lasciando libero il sinistro di tirare, diciamo così, senza opposizione. Questo è il segreto, un segreto di Pulcinella, ma che spesso viene disatteso, per fare dei grandi giochi da tre punti. E devo dire che Pastorizza qua, visto che assomiglia a Diego Pastori, è stato bravissimo. Tiri liberi per Sanichizze, che ha sognato a lungo di poter vestire la maglia dei San Antonio Spurs. Anche questa è bianconera, quella è non esattamente bianconera, ma c'è tanto nero. Nell'NBA per ora non ci ha giocato, sicuramente possiamo guardare l'NBA per certe cose, però, e questo è il commento che volevo fare prima sulla palla contestata tra Jones e la Virtus per quella rimessa, adesso anche l'NBA, come noi, negli ultimi minuti della partita, noi lo facciamo nei playoff per tutta la partita, ha la possibilità di dare un'occhiata all'Insta Replay per assegnare una rimessa. Bella linea di fondo, almeno come idea di partenza per una Embo. Poi ancora una volta l'esplosività con cui parte è entusiasmante, che sappia già perfettamente cosa fare dopo che è partito, ecco, questo è un altro fatto. Beh, si è chiusa molto bene la difesa, lì ci deve essere il compagno che gli va alle spalle, cioè dall'origine della penetrazione ci deve essere sempre uno che riempie quel buco lì. Allora questa è una valvola di sicurezza che dà, in caso di rattriplo come abbiamo visto nel replay, dà un passaggio d'uscita sicuro. Così non è stato, il povero Nemboa ne ha pagato neanche tanto le conseguenze, visto che la palla è ancora sua. Più povero, cestisticamente parlando, di lui è Victor Sanichizze, quarto fallo per l'ex giocatore del Tartu Rock, che deve andare in panchina. Tra l'altro Sanichizze, uno dei nomi che erano sul taccuino anche dell'Angelico Biella durante la passata estate, gioca qui con la maglia della Virtus. Quattro falli per lui, questo taglia ulteriormente le rotazioni di Lino Lardo. Andiamo verso gli ultimi 2-3 minuti del primo tempo, che saranno presumibilmente decisivi per dare un'occhiata alle condizioni di freschezza fisica ed emotiva e psicologica della Virtus in questa partita, con le rotazioni accorciate e con i problemi di falli di cui abbiamo parlato. Dall'altra parte ci sono invece tre falli per Sven Schulze. In punta la ricezione per Scooney Penn, dentro per Maggioli che riapre per Blizzard, tiro a piedi per terra sbagliato, rimbalzo di Soragna che è un grande rimbalzista rispetto alla taglia, fa viaggiare Joe Smith che prende in transizione il blocco di Pasco, alza per Fred Jones. Non siamo ancora al ferro, ma ci stiamo avvicinando. Soprattutto qui eccellente intesa con il drag, il pick and roll in transizione, e poi sul lato debole il taglio vincente da parte di Fred Jones. Moss riapre per Blizzard, chiude Matteo Soragna, Leroy Hurd che è tornato in campo, schiaccia per terra per Penn, sfidatissimo al tiro, accetta la sfida, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Joe Smith, tanti rimbalzi delle guardie perché ci sono tanti tiri da tre punti e quindi rimbalzi lunghi, dentro per Pasco, fuori per Garry, il tiro sbagliato, e poi Pasco che cerca in tuffo di controllare un pallone che invece rimane nella disponibilità della Virtus. Maggioli con la bella finta contro Jones, non un gran rientro difensivo di Biella, due punti di Maggioli. No, decisamente un rientro davvero perfettibile, diciamo, perché Maggioli ha fatto comodamente la linea centrale del campo e si è trovato soltanto un piccolo a contrastarlo. Fin troppo facile segnare, però buona lettura a prescindere dell'attacco Virtus. Garry nel buco della zona, arrivando dal lato debole in quella situazione puoi essere molto pericoloso, lo è Garry, i primi due punti per l'astigiano in questa partita. Ricezione di Moss, poi Blizzard, Piccarolo a uscire con Hurd, non attacca Blizzard, dalla punta Maggioli ancora per il suo numero 7, stavolta Blizzard attacca e maglia ne incoglie, perfezione il recupero della palla, Jones deciso contro Maggioli, riapre per Garry che trova Pasco, il numero migliore di Pasco assieme alla stoppata e la schiacciata. Finalmente energia di Biella, da Biella e non a caso, andando verso gli ultimi 2-3 minuti del tempo. Beh, poi quando recuperi la palla fuori dalla linea dei tre punti,
è automatico il contropiede, ancorché non seguito da tutti, perché per esempio i due esterni erano rimasti a guardare, quindi un contropiede gestito da Smith e i due lunghi, devo dire molto bravo Gardi nel trovare un pasco tagliante. Pasco con la schiacciata, con un eccellente impatto su questo primo tempo. Qui Pasco, nella sua esperienza coreana, un fatto di cui si è molto parlato, noi siamo in grado di offrirvi le immagini, il fallo subito, l'arrabbiatura di Pasco, prima con l'avversario e poi con l'arbitro, un colpo naturalmente da censurare, ma anche da mettere all'interno di un contesto. Siamo ai playoff, i suoi LG Shakers sono sotto 0-2 contro Busan, 5 falli deliberati su Pasco da parte degli avversari in 4 minuti per mandarlo in lunetta. Pasco perde la testa, Ikeda da censurare, il che naturalmente non significa che Pasco sia sempre quello di queste immagini, può essere anche quello di queste immagini. Di certo un giocatore che dovesse mai trovare continuità farebbe la differenza in più di un continente, e lui, come avete visto, li ha visti pericolosamente quasi tutti. Ah, guarda, di giocatori di questa presenza fisica nel suo ruolo onestamente se ne sono visti pochi. È un giocatore che effettivamente, a parte qualche pecca, vedi i tiri liberi, sapere di avere vicino all'area uno come lui in attacco e in difesa dà dei punti di riferimento assolutamente certi per la propria squadra. Ultimi 2 minuti del primo tempo, Moss si butta dentro, pesca il fallo dopo il time out. Pietro Colnago. Proprio questo voleva vedere Lino Lardo dai suoi, ha detto giochiamo speciale per David, quindi la palla lui per l'uno contro uno, perché sembra il giocatore un po' più reattivo rispetto agli altri. La confusione è arrivata nelle ultime azioni, perché contro la difesa 3, quindi una difesa dispari, non si sapeva che tipo di gioco fare, allora ha tagliato la testa al toro, Lardo ha detto giochiamo pollice, che è un gioco contro la difesa individuale, che però fa ruotare la palla, fa girare la palla e soprattutto gioca sul pick and roll. 2 assist e 4 punti finora per David Moss, cambio per Biella, torna in panchina Luca Garri e il quintetto scelto da Becchi è un quintetto molto molto leggero. Pasco è l'unico lungo, poi c'è l'esordio in Serie A con questa maglia per Massimo Chessa, che è un ragazzo di Sassari molto interessante, Jones, Smith e Soragna, gli ultimi 3 sono tutti esterni ma anche tutti alti e pesanti rispetto al fatto di essere esterni. È un quintetto interessante, adesso lo vediamo in questi ultimi 2 minuti mal contati. Naturalmente l'idea è quella di allargare il campo e di giocare con 4 uomini sul perimetro. Uno è Chessa, prima palla se la trova in mano, deve tirare, Pasco ributta fuori, applausi di Becchi per Chessa, e questo è molto intelligente come atteggiamento, e addirittura 5 di Becchi per Chessa, come dire se sei libero devi tirare, anche se è la prima palla che tocchi con questa maglia. Questa è la seconda, Chessa la mette per terra contro Blizzard che gli mette pressione addosso, esitante Chessa, trova in qualche maniera Joe Smith che parte da fermo contro la buona difesa di Moss. Fischio arbitrale, fallo preso di esperienza da Joe Troy Smith. E questa è la conseguenza di quei falli all'inizio del quarto, perché qua puoi fare una difesa ancorché probabilmente migliorabile, perché il problema di Moss sono le braccia protese in avanti e queste portano al fallo, si può evitare anche questo, però lì sta andando Smith, quindi in un modo o nell'altro devi cercare di fermarlo. Con il bonus speso a suo tempo questo costa fin troppo. Mi associo a Becchi, non tanto per il tiro preso quanto per il lieve movimento senza palla che ha preceduto il tiro liberato per se stesso di Chessa. Secondo libero a bersaglio per Joe Smith, in precedenza in quel contropiede chiuso dalla schiacciata di Pasco, un evento, la prima palla persa nell'intero primo tempo finora da parte di Moss e compagni, taglio di Maggioli, ricezione per Skunipen, schiaccia per terra per Vucevic che lavora con molta tranquillità, blocco di Hurd, fischio lontano dalla palla di Chiari, il fallo dovrebbe essere contro un giocatore della Virtus, infatti è contro un giocatore della Virtus ed è di Michele Maggioli. Sì, che era marcato da dietro da Soragna, perché con quintetto piccolo in un modo o nell'altro prima o poi un piccolo deve marcare un lungo, che sia Maggioli o che sia Hurd, adesso Maggioli fa sedersi per Fajardo, però evidentemente la frenesia di voler prendere la palla da parte di Maggioli, che vediamo qua inquadrato sedersi in panchina, lo ha portato, e qui lo stiamo per vedere, mi sembra Vegnalotto come fallo, però insomma forse ha visto qualcosa che precedeva il replay.
4 falli Sanichizze, 2 Hurd e adesso 2 Maggioli. Sono qua, lo ripeto, per Lino Lardo in prospettiva 40 minuti. Soragna contro Hurd, che deve soffrire contro un esterno purissimo. Non lo attacca Soragna. Jones guardato da Moss per l'uno contro uno di Joe Smith, che riapre per Kessa. Finta, mette palla per terra. Il tiro in corsa sbagliato, poi gran salto da parte di Kessa. E corre Joe Smith come un centometrista assieme a Pasco per alzare Kessa, che evidentemente con tutte le esitazioni, con tutte le forzature, questa è una forzatura, con questo tipo di giocate, diciamo da playground, deve essersi in qualche maniera fatto amare da giocatori che corrono per rialzarlo e allenatori che gli danno 5 quando sbaglia dei tiri. Dai, quando vedi un ragazzo all'esordio che ha questa... chiamiamolo faccia di tolla, come si dice in Lombardia, ovvero sia faccia tosta, di fare quello che devi fare anche come se fossi del campionato under 19 o under 17, i compagni più anziani sono felici, sono solidali, sono dalla sua parte sempre, a prescindere da quello che faccio. Fuori Pasco, dentro Acciara per Biella, poi il cambio invece si trasforma in un fuori Smith dentro Acciara e ritorna a una strutturazione più classica con due lunghi di ruolo. Dall'altra parte intanto Lino Lardo a Fajardo e Hurd, il palleggio da parte di Scooney Penn, sempre guardato da Massimo Kessa, ragazzo dell'aprile 1988. Scooney Penn con una discrepanza di 20 secondi tra i due cronometri. Il taglio forte di Leroy Hurd, poi Vucevic mette palla per terra, schiaccia per terra per Scooney Penn, apre un'autostrada Fajardo che poi si trova anche la palla in mano, segna un gol alla Paolo Rossi, alla Gerd Müller, da grande opportunista. E il bello è che si è trovato lì e mentre aspettava la palla aveva anche aperto, guardate, quel corridoio per la penetrazione. Ma guarda, Biela, non vorrei esagerare, ma ha cambiato 3 difese nella stessa azione, cominciata a uomo, poi passata a zona e poi ha fatto una specie di match-up. Poi magari sto dicendo delle corbellerie, perché stiamo vedendo e commentando naturalmente in tempo reale, però queste sono cose che se l'attacco si lascia intimorire e cerca di leggere hanno grande effetto. Se l'attacco ha uno Scooney Penn, per esempio, grande marpione del parquet, magari sono anche un po' difficili da portare a prodotti utili per la squadra. Sono 28 finora i punti complessivi del secondo quarto, dopo i 47 del primo, e siamo all'ultimo possesso sostanzialmente per l'Angelico. La palla nelle mani di Joe Smith, incrocio in palleggio con Fred Jones, vediamo se attacca o meno, molto relativamente sul mismatch, finalmente attacca, trova il contatto, non il fallo di Fajardo, ci mette una mano Scooney Penn e finisce qui il secondo quarto e il primo tempo. È un Angelico che finisce in crescendo, ma è una Virtus che nel primo tempo ha decisamente giocato seguendo il proprio piano partita. Fare un altro nome di un altro giocatore che tra l'altro è stato a Milano a vestire la maglia Olimpia, proprio con Vucevic. Risultato, arrivano i punti di Vucevic e il punteggio è inchiodato in parità a 39. È davvero il campionato più equilibrato del mondo. Bel backdoor da parte di Joe Smith, fischio di Chiari, spinta di Penn, La meraviglia. Guardate, la palla arriva dove sarà il giocatore, diciamo pure che è molto simile allo stupendo assist, a mio modo di vedere il più bel passaggio di questo inizio stagione, quello che ha fatto Cross Arioli ieri per Jaber, ovvero sia un passaggio che prevede dove sarà il giocatore alla fine della parabola della palla. Questo vuol dire grande tecnica, grande conoscenza del gioco. Davvero grande conoscenza, al principio del football americano il quarterback la deve mettere dove sarà il ricevitore, lì è un po' più difficile perché i criteri di spazio e tempo sono un po' più complessi. Vucevic intanto viene minacciato di un fallo tecnico alla prossima occasione, perché in precedenza si è lasciato cadere a giudizio degli arbitri. Come sapete c'è un avvertimento, il cosiddetto warning, e poi in occasione di altre situazioni di cosiddetto flopping, ovvero sia dissimulazione, si procede con il fallo tecnico. Un'altra delle cose che la NBA sta pensando di importare proprio dal nostro mondo a livello regolamentare. Aradori mette palla per terra all'uscita per Fred Jones, sale Pasco, Jones parte in controtempo, lascia lì Moss, riapre splendidamente per Joe Smith, grande lampo di Fred Jones, e Joe Smith per ora è totalmente incapace di sbagliare in questa partita. Pressione anche di Smith su Penn, poi Vucevic con la chiamata
finta di aspettare che si piazzino i compagni, trae in inganno a Radori, diabolico. È un giocatore fantastico questo ragazzo, ecco, vedete, fra l'altro Smith si era messo in una posizione di non facile ricezione, sembrerebbe più logico nell'angolo, e invece la si vede questo passaggio diagonale, onestamente una prodezza difficilmente ripetibile poi in volo e con quelle dinamiche. Davvero un gran passaggio anche nella partita di Caserta, pur con un impatto molto molto relativo. Fred Jones ha fatto vedere grandi cose. Qui abbiamo visto un altro movimento molto particolare eseguito in maniera splendida da parte di Scoonie Penn, la cosiddetta hesitation, l'esitazione, e Penn è forse il giocatore col baricentro in assoluto più basso della nostra Serie A, e questo aiuta. Aiuta perché poi ha anche una conoscenza di quello che gli succede, cioè lui praticamente più o meno sa dove saranno gli altri 9 giocatori intanto che sta giocando la palla, e questo prescinde dalla forma fisica. Difatti sta giocando una eccellente partita. Consegnato di Gary per Jones, che attacca con decisione, va a chiudere di destro, contatto senza fallo, ma ha mosso la difesa e crea le premesse per il rimbalzo d'attacco convertito da Luca Gary in 2 punti. Controsorpasso per i padroni di casa, 4-4, 4-3. Il blocco di Fajardo, Penn trova il terzo uomo che è Hurd, lascia lì, davvero lì, per Vispasco, poi si lotta ancora. Hurd stoppato da dietro parzialmente da Radori. Fischio di Chiari che va proprio contro Diego Fajardo, se capisco bene, che a sua volta si lamentava per una trattenuta precedente, credo, da parte di Fred Jones. Qui a Radori fa vedere come anche se sei più piccolo, arrivando da dietro puoi stoppare perché l'attaccante non ti vede. Beh, non era facile non fischiare perché il movimento sembrava, diciamo così, improvviso, subitaneo, e quindi facilmente fischiabile. Invece giustamente Radori non ha toccato niente. Abbiamo visto quanto sia più difficile tirare dai 3 metri, diciamo così, dal centro quasi, piuttosto che dall'angolo, così come Pasco fa vedere come si fa canestro di solo palmo. 3 adesso di vantaggio per i padroni di casa, comincia a esserci ambiente al Biella Forum, si è scaldato anche il pubblico, lui pure all'esordio. Blocco di Moss e palleggio di Hurd, anche l'anno scorso a Teramo molti pick and roll con Moss come bloccante perché può essere molto pericoloso, e comunque la stazza fisica è rilevante. Dentro la palla per Fajardo, se la gioca da palleggio, scadere di 24 secondi, arriva il fischio arbitrale che è tecnicamente punitivo. Questa mi sembra la protesta di Luca Becchi in una situazione in cui l'attacco non aveva fatto tantissimo. No, anzi, stava già proprio scadendo inesorabilmente. Devo dire che è imprudente quel movimento lì di Pasco. Basta fare finta e probabilmente già fai raccogliere la palla, che è il tuo scopo. Il tuo scopo non può e non deve essere portarla via, devi fargli raccogliere la palla, cioè costringerlo poi a passarla. Se ci vai con la mano e la cosa è fatta quasi allo scadere dei 24, la colpa è doppia. Vukcevic con molto spazio, troppo spazio, si arrabbia Smith con Aradori per una mancata rotazione, 4° fallo di Pasco in precedenza, davvero un fischio di quelli pesanti, ma d'altronde l'arbitro non deve vedere se è 1° o 4° fallo, è pesante nella sua valutazione ex post. A livello critico, punta per Fred Jones, si allarga per ricevere Aradori, mette a posto i piedi, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è controllato da Penn, grande accelerazione a Ciara, lo ferma con un fallo che non è antisportivo perché c'era difesa, ma onestamente è un fallo come tutti quelli che vengono fatti in questa situazione a livello filosofico, per fermare il contropiede, perché vuoi prendere quel fallo piuttosto che avere un sovrannumero guidato da Scoonie Penn. Ma sì, se lo scopo è quello, ha una sua logica, una sua linearità. Quanto poi in corsa vedi che puoi fermare un contropiede e da leggere, probabilmente, come hai detto giustamente tu, ha tolto un tiro facile alla Virtus, quindi è un fallo sicuramente meno inutile di tanti altri.
Bel rimbalzo di Curry, contropiede guidato da Joe Smith, fase di transizione con il blocco di Curry, palla alzata molto bene per Kiron Acciara, più spazio per Acciara anche per i falli di Pasco e le relative condizioni di Pasco rispetto alla gara di Caserta, anche perché Acciara per l'ennesima volta ha dato prova nei minuti che ha avuto a Caserta di poter avere impatto sulle partite. Chiude il palleggio Moss, schiaccia per terra per Hurd, duello con Jones, è un mismatch per altezza, non per chili, ma Jones va a commettere fallo con un tipo di difesa, anche questa che dall'altra parte dell'oceano viene sicuramente giudicata in maniera diversa, posto che il fischio per me è condivisibile. Sì, sì, difatti è condivisibile sia il fischio e sia il movimento. Naturalmente Jones imparerà. Beh, abbiamo parlato spesso di movimento Bodiroga, Djordjevic. Vogliamo battezzare questo lob il movimento McIntyre-Edze, questo lob del pick and roll ravvicinato? Decisamente, anche perché quello è un passaggio che ti permette di risparmiare tempo prezioso e fa decisamente la differenza. Tiri liberi per Leroy Hurd, 5 falli di squadra per l'Angelico, decisamente un fattore enorme quando mancano 5 minuti e 37 secondi per chiudere un quarto, potrebbe riverberarsi in qualche maniera sul tipo di politica difensiva che potrà adottare Biella, anche alla luce dei numerosi problemi di falli dei giocatori dell'Angelico. Thumb down, pollice basso, la chiamata da parte di Joe Smith, piccarro laterale si gioca da lì e decisamente la chiamata preferita di Smith, che tira da centrocampo e insacca. Mattinata magica per Pitt, una delle tante della sua carriera, perché è eccellente giocatore. Sai, il bonus è un po' come la salute, quando ce n'hai tanta ti sprechi, vai, magari fumi malamente, magari bevi, e poi quando invece cominci a essere ammalato rimpiangi i momenti brutti, e così anche il bonus dei falli. Adesso Biella può davvero rimpiangere quei falli così fatti presto nel quarto. Tutta salute direi per Moss, tutta salute anche per Joe Smith con la tripla. Joe Smith 1 su 1 da 2, 4 su 4 da 3, 4 su 4 ai liberi, 4 assist. Il voto non è 4, come il voto non è 4 per questo clamoroso volo che io ho ascritto a Moss, ma invece va ascritto chiaramente a Leroy Hurd. Moss era per terra, va bene che è un ottimo atleta, ma non è ancora un supereroe, anche se al liceo lo chiamavano Mossman proprio come i supereroi. Stavolta il supereroe è stato Leroy Hurd, che ha segnato un canestro molto importante. Angelico con un punto di vantaggio, ancora equilibrio che regna sovrano. Show, aiuto di Fajardo, poi recupero su Joe Smith, fischio di Chiari, palleggio accompagnato e palla persa di Joe Smith, è la terza della partita. Questo è da sempre il tallone d'Achille del numero 20. Sai, direi che è abbastanza netta la mano sotto la palla. Abbiamo apprezzato la spiegazione durante il Basket Day proprio dell'interpretazione arbitrale. Se c'è vantaggio, e stavolta in un modo o nell'altro il vantaggio c'era, una volta deciso come va fatto, spiegato come va fatto, fischio abbastanza plausibile. Tecnico alla panchina. Tecnico assegnato da Barney a Becchi, che chiedeva l'infrazione di passe in quella situazione, ma la chiedeva in modi non ritenuti all'interno delle regole da parte degli arbitri. È una situazione complessa, questa è chiaramente un'infrazione di passi. Io credo che gli arbitri abbiano valutato, mentre vedete Becchi sullo sfondo e il suo sbracciarsi che alla fine porta al tecnico. Barney col fischietto in bocca non era in grado di parlare, ma credo, provo a interpretare, se avesse potuto dire qualcosa a Becchi gli avrebbe detto: tecnicamente quello è un fischio che mi sento di non fare, perché era una mezza presa difettosa, non c'è stato grande vantaggio, inseguiva la palla e quindi lascio il possesso all'attacco. È una delle tante situazioni al limite, delle tante situazioni difficili. Adesso c'è decisamente ambiente al Biella Forum dopo che la Virtus non ha capitalizzato con i tiri liberi, le finte da parte di Vucevic, il tiro molto forzato, il palo da parte di Dušan Vucevic, e adesso siamo veramente a Biella, tutti in piedi. Sì, Bucevic non è riuscito a far qui lo stiamo proprio per rivedere, a far ricadere su se stesso un po', sì, ma non tanto da indurre l'arbitro a fischiare il fallo, invece tanto da fare sì che un tiratore preciso come Vucevic prendesse il fianco del tabellone, e questo è certamente stato un momento sfavorevole per la Virtus.
Si lascia cadere Vukcevic e rischia anche il fallo tecnico, perché era anche personalmente ammonito. Gary molto forzato, sbagliando, grandissimo rimbalzo difensivo di David Moss, davvero una gran giocata. E Scoonie Penn dall'altra parte, non un attacco lucidissimo e soprattutto non un attacco di movimento di uomini e palla per Biella. Penn si appoggia a Leroy Hurd, mattone da parte di Hurd che aveva segnato una tripla analoga all'inizio della partita. Aradori si butta dentro con molta caparbietà, non andasse dentro il tiro diremmo forzato e mal scelto, ma va dentro e diciamo caparbio e coraggioso, c'è anche il tiro libero. L'hai detto bene, è anche abile perché anche in questa occasione ha controllato una palla non facile con palleggini piccoli, 1, 2, 3, poi è riuscito a raccogliere i piedi, trovare l'angolo giusto, i 45 gradi per il tiro di tabella. Davvero un giocatore sempre più sorprendente. 5-3, 5-0 il vantaggio per i padroni di casa, finora abbastanza periferico rispetto alla partita. Fred Jones, 2 su 7, 4 punti, ma attenzione a Jones che spesso esce nei finali di partita. Qui lo vediamo contro USC, University of Southern California, segnare il canestro della vittoria. Siamo a livello di Pac-10 e qui siamo addirittura al torneo NCAA. Luke Jackson, Ferrara, James Thomas, Teramo, sicuramente ne hanno parlato domenica scorsa di questa partita che dava l'accesso alla Elite Eight, alle ultime 8 stagionali. James Thomas sbaglia il tiro libero, situazione di parità. Jones segna questo clamoroso canestro dopo che nel resto della partita non aveva fatto niente, e quel canestro assomiglia molto a quel canestro che ha fatto invece nel secondo tempo. Questo è l'altro rispetto ai due canestri della partita di Fred Jones. Non so se si arriverà in volata, ma se si arriverà in volata sicuramente c'è il possibile ricorso storico rispetto a quella partita contro Texas che mise Oregon a 40 minuti dalla Final Four, poi non raggiunta nonostante i 31 di Jones nella finale del Regional contro Kansas. Ma guarda, al di là dei pochi canestri fatti, due che abbiamo visto nella nostra clip, però mi è piaciuto l'atteggiamento di Jones, un giocatore che sa di doversi adattare a un nuovo basket, sa di doversi ambientare ad una nuova squadra eccetera, però un atteggiamento estremamente positivo, voglia di aiutare i compagni, voglia di passargli la palla, voglia di essere dentro il gruppo. Mi sembra un atteggiamento molto molto promettente. Il tiro libero di Aradori, sbagliato da Aradori che normalmente è semi infallibile. Primo errore dalla lunetta per Biella, fischio di Chiari che va proprio contro il numero 21 dell'Angelico. Credo che l'idea di Aradori e Becchi sia sbloccarsi tramite quel gioco da tre punti, anche se poi non si è concretizzato come tale. Finora è un Aradori simile a Fred Jones, 2 su 6 e 4 punti, ed è un Aradori che anche nella prima giornata è stato ben al di sotto delle sue possibilità, 1 su 6, meno 2 di valutazione, meno 15 di plus minus in 29 minuti a Caserta. Qui vedete la Virtus che ha tentato 31 liberi contro Montegranaro, la miglior prestazione per liberi tentati della prima giornata. Biella Caserta ne ha tentati 13 e solo la Scavolini Spar ne ha tentati meno con 9, frutto anche dei 38 tentativi da 3. Oggi siamo 22 con questi 2 a 9 pro Virtus, direi che la tendenza c'è. Sì, beh, mi rendo conto di dire una cosa abbastanza utopistica, bisognerebbe sapere quanti tiri liberi da fallo su tiro e quanti da bonus peso, quindi quanti anche da ignavia difensiva che spende i falli proprio presto, però la tendenza a voler essere più pericolosi è comunque un dato di fatto. Niente ignavia per Aradori che spara una gran tripla e sono 5 punti in fila per lui. Sale il livello difensivo per l'Angelico, buonissimo aiuto di Acciara, prova a ruotare Soragna, adesso lascia in inferiorità numerica la sua difesa, piedi per terra, sbaglia Hurd, rimbalzo di Blizzard e fischio di Sahin contro Aradori. È un fallo non voluto, non cercato, ma probabilmente inevitabile. Guardate, difficile sapersi frenare. Aradori si è girato e si è trovato lì Blizzard che aveva già la palla in mano. Ripeto, sarebbero tutti falli plausibili se non fossero figli di quei falli di inizio quarto che non ci stancheremo mai di mettere all'indice.
E Brad Blizzard in lunetta non sbaglia tantissimo, lo scorso anno 81%, 1 su 2 nella prima giornata, 2 su 2 in questa tornata in lunetta, e la Virtus rimane assolutamente a contatto. Possibilità di uscita per Soragna, Radori con un pallone di cui non sa benissimo cosa fare, lo mette per terra una Embo, si butta dentro, usa la terrificante esplosività per arrivare stavolta al ferro e segnare due punti, recupera su Scuni Penn, vorrebbe addirittura un fallo in attacco alla panchina biellese, Penn per Leroy Hurd, blocco di Fajardo, la palla va dall'altra parte e per Blizzard che la rimette nelle mani di Fajardo che va in mezzo alle gambe contro Acciara, va verso sinistra, classico arresto, tiro di schimbescio in diagonale rispetto al canestro, non facile ma il suo tiro, lo sbaglia stavolta, Aratori attacca Moss con decisione, un altro tiro forzato, stavolta è una scelta senza mezzi termini da non ripetere dopo che ti è andata bene una volta, Aradori però ha quel coraggio e stavolta è un coraggio che non si traduce però in punti. Fajardo non riesce a ribaltare per l'anticipo forte di Unaimbo, poi blocca per Blizzard che trova il terzo uomo in Leroy Hurd, passo d'incrocio di Leroy Hurd, molto ben fatto, molto ben fatto, molto ben giocata, un fondamentale abbastanza desueto, una volta lo si chiamava Recalcati perché l'attuale ci tira un maestro in questo tipo di passo e tiro, e ce l'ha fatto vedere Leroy Hurd al meglio delle sue possibilità, il fondamentale intendo. Schulz mette palla per terra, trova Acciara che non riesce a coordinarsi, è una palla persa sanguinosa per l'Angelico, grande slalom per Scuni Penn che continua a giocare per i compagni, nessuno si accoppia con Hurd che prende il tiro da tre con fiducia, segue il rimbalzo d'attacco e poi riapre per Chiari che però non gioca per lui. Sì, strana sta cosa perché ha anche guardato, forse pensava che Blizzard si muovesse di lì, o forse fraintendo io, in effetti qui lo stiamo per rivedere, no ha guardato proprio e pensava, sperava ci fosse uno, così non è stato, sfortunato stavolta. Gli si è anche un po' impennata la palla per l'ennesima volta, la dimostrazione che chi tira è il miglior rimbalzista in assoluto, almeno come vantaggio teorico rispetto ai 10 giocatori che sono sul terreno. Unaimbo in palleggio, l'uscita per Soragna, piazza il blocco Luca Garri, c'è Maggioli che è aggressivo sul pick and roll, spazio per Schulz e altro tiro, altro giro e altro regalo per Sven Schulz. Davvero un giocatore fantastico sto ragazzo. Io devo dire la verità, l'ho visto giocare stagioni formidabili, certo se ogni tanto entrasse anche dentro la linea dei tre punti sarebbe più completo, ma già così spesso fa la differenza. Passi di Maggioli sulla buona rotazione difensiva dell'Angelico e il momento è decisamente complesso per la Virtus e ancora una volta non è un caso con la rotazione accorciata che questo succeda a fine quarto, blocco di Garri, sponda di Schulz, va nell'angolo da Soragna, propone un pick and roll nell'angolo Garri, Soragna per Schulz e fischio di Chiari, fallo di Blizzard su Garri dopo aver accettato un cambio in emergenza. Un po' quello che fece Garri, Soragna su mi pare Maggioli nel primo tempo, se fai questi cambi il piccoletto sul lungone è in difficoltà, quindi si deve aiutare diciamo così in qualche modo. Buon per la Virtus che il bonus è stato speso solo adesso, però manca 6 minuti e mezzo, mica poco. C'è un dato interessante per quello che riguarda la Virtus, 5 assist, 5 palle perse, pochissimi gli assist, pochissime le palle perse, è chiaro che la Virtus sta cercando idealmente di accorciare questa partita, di abbassare il numero dei possessi e la pallacanestro da sempre di Leonardo più che mai in questa situazione di emergenza. Unaimbo mette un piede fuori, eccellente fischio di Chiari e palla persa per l'Angelico che invece gioca un basket diverso, 12 assist, 10 perse, diciamo più rischi e più benefici potenzialmente nella pallacanestro canestro di Biella e viceversa in quella della Virtus che adesso prende un rischio, butta via malamente la palla e la consegna agli avversari perché naturalmente non ci facciamo mancare niente in termini di previsioni, 25 centesimi possibilità solamente di deviazione, non di cosiddetto catch and shoot, ovvero sia di prendi e tira, Unaimbo addirittura la mette per terra, quindi se anche avesse segnato da 20 metri non avrebbe avuto alcun effetto sul tabellone del punteggio che a 10 minuti dal termine vede i padroni di casa in vantaggio, ma la soluzione è solamente per le ultime pagine del giallo, 6-1-5-6, il vantaggio Angelico, 18 per un Joe Smith perfetto al tiro, 13 per Leroy Hurd. Però credo che tutta la squadra, vista la giornata,
la squadra di Biella, intendo, lavorerà per far sì che i tiri migliori e le posizioni migliori arrivino proprio a lui. Primo quarto 26-21, secondo quarto 18-10, terzo quarto 22-20, per ora siamo abbondantemente all'interno della tendenza che vi abbiamo illustrato. Vediamo il quarto periodo in cui le difese si fanno ancora più forti. Moss ruba, Blizzard chiude facilmente ed è un contropiede per la Virtus, che ritorna un possesso ancorché pieno di distanza rispetto agli avversari, meno 3 sul 6-1 a 5-8. Eccolo il palleggio per Joe Smith, gioca il pick and roll con Schulze che si aggancia con Vukcevic, Aradori trova nell'angolo Soragna, finta su cui Hurd cade in maniera abbastanza banale, ma Soragna non attacca. Aradori ancora nell'angolo per Soragna, stavolta Hurd ancora più indietro, il tiro è sbagliato, tocco da parte di Schulze, possesso per la Virtus. Beh, ben giocata. Un problema dei non palleggiatori come Schulze è quello che, non avendo la minaccia del palleggio e tenendo la palla sopra la testa, se c'è un giocatore scaltro e veloce come David Moss, la porta via, perché non ha paura del tuo palleggio, non ha paura della tua penetrazione. Dovrebbe essere più attento Schulze in questa fase di gioco. 9 minuti 15 secondi per chiudere questa partita. Settimana prossima arriva un'altra stella nel campionato italiano, ecco chi è. Damon Jones, davvero mossa a sorpresa da parte di coach Brown. 8 secondi, arriva subito un raddoppio, costretto allo scarico proprio per Damon Jones. Non ci credo, Damon Jones. A metà della settimana prossima Napoli a vestire la maglia della NSB arriverà Damon Jones, un giocatore diciamo del livello di Fred Jones, col pedigree di Fred Jones, uno che l'NBA l'ha vista davvero, ha anche deciso non solo una partita ma una serie di playoff per la Cleveland in cui giocava all'epoca contro gli Washington Wizards. A Napoli naturalmente sognano che con lui e Gabini siano davvero 15 le squadre che partono molto molto vicine alle spalle del Monte dei Paschi. Qui ce ne sono due a Biella che sono vicine dall'inizio della partita, un time out molto molto veloce per aprire il quarto periodo e un'altra infrazione di passi di Michele Maggioli. Devo dire, pinzata o grande tecnica da Sain, perché è stata proprio millimetrica ed era stato anche bravo a fare quella infrazioncina Maggioli, così poco spazio e tempo. Però di fronte, quando c'è un grande arbitro, anche le cose minori vengono pescate. Schulze riesce a fare quello che Vukcevic non aveva fatto, cioè fermare la penetrazione di Joe Smith. Vukcevic ancora una volta fa passare, Curry sbaglia il tiro, rimbalzo di Maggioli. Adesso Vukcevic però, arrivando verso gli ultimi 5 minuti della partita, dovrà anche prodursi in qualcosa di più nella fase difensiva. Blocco di Maggioli, attacca Vukcevic, tiro in corsa, piede sbagliato, mano magica, pazzesco canestro che ti fa perdonare anche qualche vuoto difensivo come quelli che Vukcevic ha fatto vedere nella situazione precedente. Schulze contro gli Hurd, che stavolta rimane molto vicino al numero 6 avversario, poi pick and roll in mezzo tra Soragna e Garry, sale Schulze, Soragna non lo trova, appoggia la palla al vetro, dentro fuori e poi ancora dentro. Che meraviglia, canestro alla slava proprio questo qua, guardandosi attorno, vedendo dove sei nel campo, un orientamento formidabile, 45 gradi, ok, posso tirare anche di tabella perché senza dovermi preoccupare dell'equilibrio del corpo. Davvero un canestro d'autore questo qua di Matteo. Soragna poi chiama una zona che per la verità non viene rispettata dai compagni, non so se per cercare magari di giocare con armi lardiane contro una squadra di lardo o semplicemente per un equivoco, un misunderstanding. Fuori Aradori e dentro Purvis Pasco con i suoi 4 falli. Adesso è zona per davvero per Biella, almeno come schieramento di partenza. Hurd rimette la palla nelle mani di Vukcevic, a questo punto ci si accoppia abbondantemente nella difesa biellese, ci mette una mano Soragna, la palla torna in mano a Vukcevic, ultimi 10 secondi dell'azione, vuole un lato debole più vicino alla palla, Becchi, molto forzato il tiro di Vukcevic, pazzesco canestro, Dušan Vukcevic. Altro buono, di qua Soragna, di là Vukcevic. Quando vedi giocatori così, guarda,
ti riconcili, non dico con il mondo perché è esagerato, ma certamente con uno sport che, essendo uno sport di cervello, certo i muscoli aiutano, ma quando c'è la tecnica e il cervello e la testa e la mentalità, anche un po' di fortuna devo dire stavolta, rivisto il replay, però la fortuna la si guadagna. Allo scadere dei 24, davvero una gran giocata, meno quella di Sven Schulz con l'infrazione di passi e la palla persa per l'Angelico. Picherrolla a uscire, Moss attacca Fred Jones che cerca di scivolare, non è nella posizione ideale, mettiamola così. Arriva il fischio arbitrale, Moss molto deciso, molto efficace. Sì, è un'entrata di quelle proprio da grande leader offensivo. Forse ha anche lasciato lì il gioco da tre punti, perché onestamente era arrivato molto vicino a tirare anche con buona, diciamo così, con buon equilibrio, però due tiri liberi ben presi, già due falli commessi da Biella contro il zero di della Virtus. Situazione falli, 3 per Schulz, 4 per Joe Smith, 4 per Fred Jones, 4 per Purvis Pasco in casa biellese. Dall'altra parte i 4 di Sanichidze e nessuno altro a quota 3 falli. La Virtus si è veramente amministrata, amministrazione controllata a cavallo tra secondo e terzo quarto. Adesso gioca le sue chance negli ultimi 5 minuti. Schulz per Soragna, recupero di Blizzard, posizione profonda per Pasco che si appoggia al vetro. Maggioli rimane tra lui e il canestro. Pasco segna un canestro molto molto complesso, soprattutto per uno che tira i liberi così male e che lì teme, secondo me, psicologicamente di subire il fallo. Blocco di Maggioli, poi Penn si appoggia a Leroy Hurd, ancora il pick and roll tra Penn e Hurd, attacca con decisione Penn, ma è già arrivato un fischio, infrazione di 3 secondi, palla persa Virtus. Bisogna abituarsi, questo è un po' una concezione che è stata richiesta agli arbitri appositamente quest'anno, da quest'anno, di riguardare questi 3 secondi. C'eravamo un po' disabituati, sembra un po' un basket anni 70 quando si chiedevano i 3 secondi, però bisogna stare attenti, difatti già oggi 2, e credo che sia un record rispetto a tutto l'anno scorso. Pazzesco canestro di Fred Jones, veramente una giocata molto complessa, ancora una volta però denuncia rispetto al solito carenze di esplosività, quella arriverà più avanti. Moss con un tiro morbido accolto dal ferro, come in precedenza quello di Dusan Vucevic, si continua ad andare sui binari del massimo equilibrio possibile. Libera il lato Soragna, sale Fred Jones, pollice la chiamata da parte di Smith, questo non è un grande attacco per Biella, comunque vada a finire, arriveranno anche 3 punti o 4, ma è un pessimo attacco, la palla arriva da fermo a Soragna, recupero di Hurd, adesso da fermo a Jones, commette fallo nell'interpretazione di Chiari David Moss, ma la palla bisogna muoverla prima e soprattutto di più se vuoi mettere in difficoltà davvero la difesa. Sì, sì, di fatto è questa, qui rivediamo la prodezza rovesciata di Jones, una prodezza devo dire doppiata qua, ecco ancora da un'altra angolatura meravigliosa da vedere, doppiata da questa entrata con molta buona lettura, perché anche se Moss era lì, però ha visto la posizione non perfettamente, diciamo così, di clausura da parte di David Moss, è andato a prendersi un fallo Jones con molta astuzia. Jones in campo, Alessandro Mamoli ci spiega qualcosa che lo riguarda a livello di situazione falli. Sì, perché Luca Becchi era convinto nel secondo tempo che Jones avesse già 3 falli, invece il fallo in precedenza fatto su Moss era il suo 3° fallo della partita, quindi si è un po' arrabbiato con gli assistenti perché probabilmente avrebbe voluto reinserirlo prima rispetto a quello che poi ha fatto. Il fischio è infrazione di passi per Purvis Pasco, secondo me questa non è un'infrazione di passi, indipendentemente che poi andandola a rivedere fotogramma per fotogramma dovessimo stabilire che per questioni di miliardesimi di secondo lo fosse secondo la lettera del regolamento, nello spirito del regolamento secondo me quella era una partenza legale, questo è invece decisamente un blocco non legale ed è anche un gran fischio. Fallo in attacco di Diego Fajardo. Sì, sì, sono perfettamente in sintonia, guardate com'è. Reitera, diciamo così, rende impossibile muovendosi il recupero di Pasco, mi sembra plausibile assolutamente, così come poco plausibile era l'infrazione chiamata prima.
Jones ributta fuori splendidamente, Perona in bo, cross direttamente nelle mani di Brad Blizzard, che poi rischia il non rischiabile. Scooney Penn si salva in qualche maniera, 5 contro 4 per la Virtus, deraglia Scooney Penn, blocco illegale di Fajardo, sfondamento di Scooney Penn, due possessi non lardiani della Virtus. Beh, francamente prima ho detto che Scooney Penn quando ha la palla in mano sa cosa fanno gli altri 9, qui sapeva cosa facevano gli altri 8 perché è andato proprio in bocca, diciamo così, al difensore Schulz nella fattispecie, un'entrata telefonata, super telefonata, non da lui. Entrata sicuramente telefonata, io eccepirei sulla legalità cestisticamente parlando della posizione di Schulz, ma gli arbitri hanno deciso così. Jones pick and roll alto con Purvis Pasco, scende Pasco, sale Schulz, eccolo la palla dentro per Pasco che subisce la spinta da parte di Leroy Hurd. Secondo me l'idea della Virtus è di speculare sui problemi ai liberi di Pasco, non c'è una situazione da due tiri liberi qui, ma è importante per la Virtus avere l'opzione nel finale di mandare in lunetta Purvis Pasco. Avete visto in precedenza dalle immagini del campionato coreano quanto possa essere nervoso quando è soggetto a una strategia di fallo tattico, diciamo così. L'ex giocatore di Kansas State Fred Jones gioca il pick and roll proprio con Pasco che rischia il quinto fallo sul blocco, poi Hurd contro Jones con un contatto non rilevato dagli arbitri già dall'altra parte. David Moss, ultimi 4 minuti di partita, sempre un punto a dividere le squadre. Aradori in anticipo su Blizzard, Moss da fermo contro Jones, vuole attaccarlo, si separa, si butta indietro, il tiro è corto e il rimbalzo lungo favorisce Sven Schulz che riesce ad agguantare una palla importantissima. Jones ancora per Joe Smith, blocco da parte di Schulz, Aradori contro il recupero di Moss, la palla torna su da Smith, torna alta la chiamata, quindi dovrebbe essere un doppio pick and roll, ma invece va a incrociare in palleggio con Jones, 3 secondi per andare al tiro, altro pessimo attacco di Biel, arriveranno 3 punti, è sempre così e la classe non è acqua. Frederick Terrell Jones, c'è stato un gran movimento senza palla con un blocco cieco. Però Jones, devo dire, stavolta come hai forse vaticinato abbastanza giustamente tu, adesso è partito per un quarto da par suo, degno della sua fama. Eccolo qui, l'uno contro uno da parte di Fred Jones, canestro allo scadere dei 24, ci vuole tutto per segnare un canestro del genere, anche l'inclinazione del corpo che ti porta indietro. E poi Fred Jones per la prima volta crea quelle scariche di elettricità nei compagni a livello emotivo. Dicevamo dei problemi a livello di tiri liberi per Purvis Pasco. Purvis Pasco è la risposta a questo quiz. Chi è il peggior tiratore di liberi nella storia del campionato italiano con un minimo di 100 tentativi? Purvis Pasco, poi Howell, Crosariol, Marmarinos, Jim Brewer, favoloso giocatore che diede a Franco Casalini in quel di Grenoble una tremenda delusione, Ken Johnson, Derrick Batty, fratello di Tony, Eric Williams, Monti, Blasetti, Casey Shaw e Joseph Blair. E Pittis dove ce l'ha messo? Sono scordati. No, Pittis è fuori, perché all'inizio li tirava bene. Tirava molto bene, poi quando li tirava da sotto era diventata una macchina, adesso... Aspetta, lasciami stare, non devo picchiare. Purvis Pasco, il suo 42% in carriera prima di questa partita comunque sarà un fattore nel finale. Pietro Colnago su Lino Lardo. Attenzione alla prossima azione difensiva della Virtus. Scooney Penn uomo a uomo su Joe Smith, gli lasceranno prendere la palla appena supera la metà campo e la passa, saranno 4 zone e 1 uomo, solo per un'azione però. Il tentativo di utilizzare la tattica per speculare nel senso più positivo del termine, appunto su un possesso, ben sapendo che poi comunque bisogna cambiare politica in situazioni del genere. Eccolo Fred Jones che lavora contro Vucevic, attacca con decisione, arriva al ferro, stoppata da parte di Moss. Il rimbalzo lungo va a favorire proprio Dusan Vucevic ed è un recupero importantissimo per la Virtus. Vucevic scambia con Leroy Hurd. Ultimi 2 minuti e
mezzo in arrivo, si sposta Moss, arriva Fajardo, piazza il blocco per Vucevic, tiro molto difficile, infatti si trasforma in un passaggio all'ultimo momento, vedendo con gli occhi della mente Leroy Hurd, gran canestro per Hurd e grande istinto da parte di Dusan Vucevic, che era partito forse più alla ricerca di un fallo che di un tiro. Schulz ancora contro la pressione del Duca, tiene la palla molto ferma Schulz, rischiando anche di frazione di 5 secondi. Jones, ultimi 10 dell'azione, ancora un possesso rivedibile, palla nell'angolo per Schulz, si stacca troppo Fajardo, sbaglia però Schulz, gran rimbalzo d'attacco di Aradori, chiude di mancina, segna, subisce il fallo, Andrei Lunetta col libero supplementare. È il rovescio della medaglia, la prima azione 4-1 a uomo su Smith aveva portato la palla recuperata anche se con la stoppata, qui l'aveva tenuta, evidentemente la fiducia della prima azione aveva convinto l'arto a tenere lo stesso tipo di azione, però anche se il tiro è venuto male, la 4 zone 1 a uomo, fatalmente qualcosa concede, devo dire. Aradori ha preso un canestro e un gioco da 3 punti che forse vale perlomeno la partita fino a questo momento, poi è lunga una vita ancora. Ultimi 2 minuti, 2 tiri liberi nel quarto per Biele, sono 2 aggiuntivi dopo un canestro segnato per Aradori. Moss si butta dentro, riapre per Hurd, è la stessa situazione di prima e lo stesso risultato di prima. Leroy Hurd ancora come valvola di sicurezza sulle penetrazioni, meno 2 per la Virtus, ultimi 100 secondi in arrivo. Altro finale in volata su Sky Sport dopo quello di ieri sera. Pasco piazza il blocco, triangolo con Aradori che prende, tira da 3, gli esce il tiro, rimbalzo per Diego Fajardo e apertura per Scoonie Penn. Finora Scoonie Penn 3 soli punti, ma è giocatore di esperienza tale da poter anche essere risolutore nei finali di partita. Eccolo lavorare in palleggio con Fajardo, prende il tiro e va a bersaglio la tripla di James Scoonie Penn. Beh, per una squadra che aveva fatto 1 su 10 domenica scorsa, che fino a questo momento non è che stesse tirando in maniera particolarmente meravigliosa, era 3 su 16, fare 3 su 3 in questo momento vuol dire che attributini da parte virtussina mi sembra che ci siano. E Scoonie Penn conosce l'Europa che conta, è giocatore di alto livello, Olympiakos e Efes Pilsen, tanto per pescare 2 squadre dal mazzo, ricordiamocelo scintillante con la maglia della allora solo Scavolini in quel di Barcellona, predicare pallacanestro con Charlie Smith ed eliminare a domicilio il Barcellona da un'edizione di Eurolega, quindi questi sono climi che conosce, queste sono situazioni che conosce, posto che per 38 minuti, a parte questa accelerazione, aveva giocato quasi esclusivamente per i compagni. Beh, ha giocato finora 31 minuti e 15 secondi, ne manca 1,20, presumibilmente finirà intorno ai 33, quindi secondo, un pochino più di quello che aveva preventivato l'Ardo e certamente con un rendimento assolutamente lodevole, se non probabilmente uno dei più produttivi della squadra bolognese. Situazione psicologica non facile per l'Angelico, era 7-3-6-8, 2 minuti alla fine, non dico che sembrasse finita perché assolutamente finita non era, però la partita sembrava più nel controllo di Biella che della Virtus. Sono passati 40 secondi, in quanti sport succedono tutte queste cose in 40 secondi ed è completamente ribaltata e magari tra 15 secondi è contro ribaltata. Pasco rischia ancora il fallo con il blocco al limite, ne fa un altro per Jones che si butta dentro, bisogna valutare fallo dell'attacco o fallo della difesa. Per Chiari si tratta di un fallo di David Moss, questo è un fischio molto molto difficile, molto delicato, molto deciso. Jones, giudicate voi, io rivedendo il replay starei quasi con Moss onestamente. Ma è difficile a dirsi, certamente il movimento iniziale di Jones precede lo spostamento di Moss, il quale naturalmente era anche in posizione giusta, ma forse lo possiamo vedere meglio. Sì, se potessimo vederlo meglio con l'aiuto della nostra lavagna sicuramente capiremmo che invece Moss ha fatto fallo, che questo è un gran fischio, perfetta l'immagine, vedete che non è per niente fermo e soprattutto si muove lateralmente, il che fa tutta la differenza del mondo e in più
per Moss, si tratta anche del quinto fallo. Comunque gli arbitri non l'ha visto con la lavagna, fischio fenomenale e in 10 secondi è tutto controribaltato. Quinto fallo di Moss, Jones con il tiro libero del pareggio e con il secondo che va dentro con qualche sofferenza, adesso in vantaggio di un punto. Ci sono i padroni di casa e non la Virtus, fuori Schulze, dentro Soragna per il quintetto piccolo con Pasco assieme a Soragna, Smith, Jones e Aradori. L'idea credo sia quella di cambiare su tutte le situazioni, posto che Herb ha fatto male soprattutto dal perimetro nelle ultime azioni. Sale Fajardo che è preso da Pasco, altro blocco, Penn lascia lì Joe Smith, poi sbaglia il tiro in acrobazia, tocca Fajardo, toccano tutti, la palla è di Biella. Ha fatto una giocata fantastica Penn, poi ha sbagliato forse la cosa più facile. Smith era stato assolutamente superato, senza possibilità di recupero né suo né di altri. Guardate qua, arriva proprio sotto canestro. Forse se anziché fare una sorta di terzo tempo fa l'arresto in due tempi, ha un equilibrio migliore per tirare. Poi è netta l'ultimo tocco di Fajardo per la palla bianca. 51 secondi, 99 centesimi, 7-5-7-4. Ci stanno ancora a occhio tre possessi in questa partita e poi potrebbero starcene molti di più. Qui il momento chiave in precedenza, guardate la richiesta di autorizzazione alla torre di controllo di decollo da parte di Fred Jones. E una cosa è vedere questa azione anche rallentata, ma vederla così, un'altra è vederla come prima con la lente che porta l'attenzione su Moss. È chiaro che Moss si stava spostando, ma lì la valutazione dell'arbitro in tempo reale, vista l'accelerazione di Fred Jones e visto il gesto difensivo di Moss che comunque è commendevole, rende quel fischio davvero difficile e bisogna essere pronti ad accettare anche le eventuale errore che è connaturato all'uomo, tale è l'arbitro, e allo sport. So che è difficile, ma bisognerebbe anche accettare gli errori. Sì, certo. Abbiamo rivisto anche che la posizione di Chiari era perfetta per vedere le tre cose: la partenza di Fred Jones, l'arrivo di Fred Jones e il movimento di Moss. Era proprio imperfetto. Poi può anche sbagliare a prescindere dalla posizione, ma il professionista ha fatto il suo lavoro e l'interpretazione stavolta sembra dargli ragione al 100%. Quel problema dei liberi di Pasco gli vale la panchina in questo momento. Il prescelto è Schulze per giocare la fase offensiva, palleggio per Joe Smith, incrocio con Fred Jones, pick and roll con Schulze, attacca Jones deciso, abbassa le mani Fajardo e quando Jones va dentro cambia e non poco la musica per l'Angelico. Beh, onestamente, rispetto a quanto ci era giunto alle orecchie domenica scorsa e quello che vediamo adesso, soprattutto in questo quarto tempo, è proprio un'ingenuità, devo dire, di Fajardo, perché l'aveva marcato in maniera perfetta. Guarda, se non abbassa il braccio sinistro è un tiro difficilissimo e lui non spreca certamente il fallo. Adesso due punti di vantaggio, attenzione a questo fattore, Angelico due falli di squadra, 33 secondi, qualche centesimo di meno per la sirena, potrebbe esserci anche una strategia di fallo deliberato, naturalmente non deve essere antisportivo, da parte dell'Angelico. Vediamo se questa è la decisione di Biella, Becchi l'ha concertata con Soragna e Joe Smith, Schulze si fa vedere in uscita da blocco, Vukcevic per Blizzard, ci mette una mano ancora Schulze, Blizzard in difficoltà per Hurd, che attacca Soragna che va a spendere il fallo chiaramente per utilizzare i falli di squadra. Io credo che però nessuno abbia una risposta vera alla domanda: se è fallo quando non vai a giocare la palla, fallo antisportivo naturalmente, questo è fallo antisportivo a tutti gli effetti, anche se questo è ormai invalso nell'uso come fallo non antisportivo. Quindi se la Virtus perde tra virgolette altri 10 secondi, ma non li perde, ce ne starebbe un altro. Adesso invece siamo al quarto fallo di squadra, ce ne potrebbe stare un altro ancora per dire siamo sopra di tre, tira due tiri liberi. Sì, credo che sia quello lo scopo, perché la discriminante è quanti secondi ci mette la Virtus a subire questo fallo, perché certamente dopo quei tiri liberi e tre punti di vantaggio, poi bisogna recuperare il rimbalzo eventualmente eccetera, ma comunque il vantaggio è quello. E nel frattempo quinto fallo però di Joe Smith, Scooney Penn in palleggio, io il fallo lo farei anche per non giocare i supplementari senza Joe Smith, Schulze lo va a fare in questo momento su Vukcevic,
Io credo che la Virtus però abbia utilizzato parecchi secondi e forse non si sia necessariamente resa conto pienamente della strategia degli avversari. È venuto male il primo passaggio, allora lì perdi già dei secondi e questo toglie la sincronia col tagliante. Adesso sono due tiri liberi e certamente con 6 secondi e 7 centesimi da giocare la Virtus ha bisogno già di una piccola impresa per ribaltare il risultato. Non credo che sbagli apposta già adesso il secondo tiro libero, però vedo un Blizzard che gli dice qualcosa Vucevic, vediamo. Anche perché naturalmente da qui in poi l'Angelico può utilizzare il fallo sistematico per negare il tiro da 3 punti agli avversari. Secondo libero di Vucevic che va a bersaglio, fallo in arrivo quanto prima, arriva immediatamente su Fred Jones da parte di Blizzard e adesso i tiri liberi diventano importantissimi per le due squadre, soprattutto per l'Angelico. Al momento Fred Jones, che è reduce da un 4 su 4, è appunto 4 su 4 ai liberi, perché questa è la sua statistica in totale nella partita. Non aveva tirato liberi in 29 minuti a Caserta, naturalmente aveva giocato una pallacanestro diversa rispetto a quella di questo finale. Quinto centro in fila per il giocatore ex Knicks e Raptors, tra le altre squadre di cui ha vestito la maglia, 81,5% lo scorso anno a livello NBA con i Clippers. Per Jones che segna anche il secondo, adesso 5 secondi e 18 centesimi sono tanti per fare tutto il campo. Hurd deve rimettere per Vucevic che presumo verrà fermato dal fallo di Jones, riesce il lancio che però è nel nulla e finisce qui con il tripudio del Biella Forum, una resistenza assolutamente notevole da parte della Virtus, arriva sotto di 3 all'ultimo tiro, non riesce a prenderlo, perde 79-76, non vince ma in parte direi convince. Ma guarda, intanto Biella ha fatto una grande prestazione di squadra come intelligenza tattica, perché la giocata fin dall'inizio sembrava che potesse scappare la Virtus, invece l'ha ripresa e ha fatto delle grandissime giocate. Per quanto